Sì, io volevo portare un saluto al collega Ambrosoli, almeno in qualità di ex concorrente alle regionali 2013 e ovviamente parto con un bocca al lupo per tutte le sue attività che avverranno al di fuori del Consiglio regionale. Non posso però non mettere in evidenza la differente visione rispetto a quello di cui lui ha parlato nel suo discorso dimissionario, perché in realtà io credo che la salute stessa della democrazia in realtà stia nella forza delle opposizioni, che è ben differente rispetto all'aver sottolineato l'inutilità. Addirittura, a mio avviso, magari mi spingo in una visione un po' troppo idealista, ma io sono idealista, che addirittura le derive totalitarie possono essere arginate nella forza di chi fa opposizione, nel pungolo costante rispetto a chi sta governando, di chi ha una visione tendenzialmente molto differente rispetto appunto a chi amministra. E non solo in Italia, ma in tutto il mondo in realtà le opposizioni, addirittura quando hanno alzato la voce e l'hanno resa grossa, noi qui veramente facciamo ridere quando a volte mettiamo solo delle felpe, ma quando la voce dell'opposizione diventa grossa, grida rabbia, grida vendetta, lì forse sta la forza di queste opposizioni nell'evitare anche, addirittura non è il caso di Regione Lombardia, per carità, le derive totalitarie. Non solo, ma la forza e la salute della democrazia, e invece qui sì che c'è Regione Lombardia coinvolta, sta nella forza dell'opposizione di fare controllo. Controllo rispetto all'operato di chi amministra. Quante volte noi dai banchi dell'opposizione abbiamo controllato con tutti gli atti, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, quanto fa la Giunta, denunciando quando a nostro avviso il controllo non era efficace, non era fatto secondo i nostri criteri. È vero, criteri differenti rispetto all'amministrazione, ma in questo sta la forza delle opposizioni. Io ho utilizzato questo ruolo dell'opposizione con queste modalità, dando forza a quello che è il ruolo delle opposizioni. E mi ritrovo in una visione differente anche quando si tratta di parlare di società civile che entra nelle istituzioni, in quanto appunto, esattamente come il collega Ambrosoli, anch'io arrivo dalla società civile, da esperienze non politiche precedenti, e leggo il ruolo della società civile che entra nelle istituzioni proprio in questa modalità. La spaccatura che si è creata tra politica e sistemi partitici che rappresentano la politica e bisogni e necessità della società civile, proprio questa spaccatura che si è creata ha fatto sì che ci sia stato un rigurgito della società civile che ha mandato dei suoi rappresentanti a questo punto nelle istituzioni. E quei rappresentanti, o meno, io mi sono sentita incaricata di, tramite quell'indignazione che è stata più volte espressa da quei movimenti e da quei patti civici appunto che sono entrati nelle istituzioni, proprio quell'indignazione doveva essere portata dentro nelle istituzioni, ma non per altro, non per fare dello show, come spesso ci viene letta la nostra protesta in aula. Non è uno show, è un portare l'indignazione della società civile all'interno delle istituzioni affinché sia un pungolo per i partiti, a questo punto anche di opposizione, perché gli stessi partiti, gli stessi sistemi di destra, di sinistra, che governano, che stanno in opposizione, necessitano di un pungolo per essere di giorno in giorno migliorati. E quindi il ruolo anche della società civile che entra nelle istituzioni deve essere lo stesso ruolo, deve essere lo stesso obiettivo di portare salute e beneficio a chi governa, ma anche a chi sta nell'opposizione all'interno però di un sistema partitico che oggi è innegabile che sia un po' malato in Italia. Quindi, ripeto, nell'augurare davvero qualsiasi bene al collega Ambrosoli, noi votiamo a favore delle sue dimissioni per coerenza rispetto a quanto ci siamo detti. Grazie.